Donne e uomini da off-road, benvenuti nel secondo episodio di questa super lavorazione in officina Techloland. Body sotto scocca, telaio, protezione. Ah, se non avete visto la prima parte, non ci capireste nulla a vedere solo questa. Quindi qui sotto vi linko in descrizione la prima parte, andatela a vedere, è veloce, è efficace, e ci sono un botto di informazioni, andatevela a vedere e poi tornate qua. Se invece avete già visto la prima parte, ok, andiamo avanti. Adesso è l'ultimo giorno, mi metto a rimontare il def, c'ho un botto di cose da fare veramente, e quindi non mi perdo in chiacchiere e comincio subito. Andiamo. Beh, tanto per cominciare non vi tengo sulle spine e vi faccio vedere com'è venuta, perché spacca. And I'ma get it right, get on sight like. La cosa pazzesca è quanto è nera. Avete visto nelle immagini? Non si capiscono i contorni perché è tutto completamente nero, fa paura. Ma è proprio il concetto di rivestire qualsiasi cosa che potrebbe essere attaccata dal sale. Non fate caso ai dischi che sono stati presi dentro, allo scarico, alle parti che poi si surriscaldano, perché frenando una volta il materiale viene via, accendendo lo scarico si scioglierà e andrà via, ma tutto quello che aveva la possibilità, diciamo, il rischio di diventare una schifezza, diventare ruggine, ossidarsi e rovinarsi, è stato ricoperto. E chiaramente non potete vedere attraverso il video sentire la sensazione, ma vi dico che è veramente come plastica, è duro da impazzire. L'ultima sostanza catalizzante lo ha reso veramente, come dire, inespugnabile. È un materiale che è difficile che il sale lo attacchi, è difficile che succedano problemi. Certo, come dicevamo nella prima parte, facendo R, rischiando di grattarlo via con qualche roccia, qualche dente, qualche situazione da off-road, è chiaro che poi va rivestito, ma immaginate magari qui, non so, un graffio, basta ripassare il prodotto o comunque coprirlo e non ci sono problemi. Però vedete che il mezzo ora è veramente, veramente esente, mi sento di dire esente dal sale. Detto questo, non ho molte cose da aggiungere se non rimontare tutto. Mentre rimonto, Vittorio, il preparatore, mi ha consigliato, qualsiasi dado, bullone, qualsiasi filetto, di riempirlo di grasso, proprio perché, visto che sto tornando in montagna, sto tornando al sale, non voglio ricominci l'ossidazione. Il grasso è assolutamente da inserire nei bulloni da diruota. È importantissimo e, visto che abbiamo trattato tutto, sembrerà una stupidata non farlo. Pazzesco pensare che sia già passata una settimana di lavoro. Una settimana incasinatissima, ragazzi, la vedrete anche, o l'avete già vista probabilmente, non so più i video come sono distribuiti, ma l'avrete già vista nel vlog di mezzo tra i due episodi. Pazzesco pensare che sia già passata una settimana di lavoro, monta, smonta, amici, treno, sbattimenti, chilometri, autostrada, robe mediche che mi hanno spaccato, ma alla fine il mezzo è venuto veramente, veramente bene. E non vedo l'ora di tornare su a continuare a fare i miei video, sapendo che il mezzo ha questo trattamento body sotto telaio che mi assicura veramente una longevità devastante al telaio. Sono contento anche perché, come state guardando dalle immagini, non ho riattaccato i cantonali posteriori, perché dovrò e vorrò sabbiarli per poi farli neri. E mi sto anche convincendo di smontare il bull bar frontale, quindi togliendo, rimuovendo tutto il cablaggio del verricello, tutte le staffe che lo tengono attaccato, per portare anche quel componente a sabbiarlo e fare tutto nero, in modo tale da avere un cambio di livrea devastante per il mio mezzo. Ultima chicca, il numero del telaio sul telaio è stato sì sabbiato e gli è stata rimossa la ruggine, ma e poi è stato trattato e non ricoperto, quindi riverniciato, proprio per far sì che ci sia la possibilità di leggerlo
per qualsiasi evidenza, insomma, forze dell'ordine o qualsiasi cosa. Ragazzi, il lavoro è finito, come avete visto è venuto spettacolare. So che in tanti mi chiederete i costi di questa lavorazione. Sono qua con Vittorio perché ci spiega una linea generale appunto dei costi. Beh, allora, prima di tutto c'è da capire una cosa, ogni macchina è a sé, perché ogni telaio ha fatto la sua storia, uno è più ruggine, l'altro è meno ruggine, l'altra macchina è più nuova, l'altra macchina è più vecchia. Però di base mettere su una macchina, smontarla, lavarla tutta, prepararla, asciugarla, grattarla, incartarla, si parte dai 1500 euro. Poi se la macchina è bella, si resta lì intorno. Se la macchina è brutta, non dico come quella di Raffo, siamo lì. Siamo lì. O intanto che si pulisce sotto si vede che c'è da fare degli interventi, addirittura di andare a tagliare col plasma, saldare dentro delle pezze, insomma mettere a posto. E lì poi la base è quella e poi si sale fino a vedere il problema qual è, quanti giorni di lavoro ci vogliono. Si va a preventivo lì, poi sì, si lì, capisce che cosa. Però la base è quella lì, fra materiale e manodopera. Direi perfetto. Ragazzi, io ringrazio Vittorio, ci vediamo al prossimo video, ricordatevi like e iscrizione al canale, sempre buon 4x4 e a presto. Ciao a tutti. And I'ma get it right, get on sight like